Negli ultimi tempi sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni hanno più volte incontrato Steve Bannon, l'ex capo stratega di Donald Trump, che lo scorso anno a un'iniziativa pubblica di Fratelli d'Italia ha offerto il suo aiuto. Io vi posso aiutare focalizzandoci sulle prossime europee per vincerle. Vi possiamo fornire e far realizzare sondaggi, analisi di big data, preparare cabine di regia, tutto quello di cui si ha bisogno per vincere le elezioni. Vi aiutiamo in modo gratuito. Per questa ragione abbiamo approfittato della conferenza stampa per chiarire il ruolo di Steve Bannon in Italia. Può chiarire una volta per tutte qual è il rapporto tra lei e Steve Bannon, tra Fratelli d'Italia e Steve Bannon? Guardi, veramente tanto rispetto, perché ci vuole veramente un gran coraggio. Steve Bannon è stato ospite ad Atreju, io ho incontrato Steve Bannon nella mia vita 3 volte. Non ho alcun rapporto con Steve Bannon che non sia appunto quello che lei ha visto pubblicamente. Ma la parte meno nota è proprio quella privata. Qualche mese fa ha partecipato infatti a incontri privati con Bannon e rappresentanti di The Movement, il suo movimento politico europeo. Lo testimoniano queste immagini girate a Venezia da una troupe del quotidiano inglese The Guardian. The Brothers of Italy is a party that has neo-fascist or post-fascist heritage. Is that correct? We are the party of Italian of right in Italy, but you know what? I was born in 1977. The fascism was finished 30 years before. There was no connection. I mean, we are not fascist. Steve, when you told me you were going to meet George, you described Brothers of Italy as a neo-fascist party. I don't think I did. You did twice. I don't think I did at all. Ma questo audio che mandiamo per la prima volta in onda in Italia mostra come Steve Bannon aveva davvero presentato Giorgia Meloni al collega inglese. What's your name? Giorgia Meloni. The woman. Brother of Italy is one of the old fascist parties. Yes. it's one of the old right-wing parties. It used to be fascist. But Neo. Remember, Bannon's theorem, you put a reasonable face on right-wing populism, you get elected.